Buongiorno da scrutatore. Allora, la mia esperienza molto bella. Certo è che non si scherza, se no vai sul penale. Non bisogna sbagliare addirittura queste circostanze. Al di là delle sigle, delle firme, dei bolli e quant'altro. Beh, innanzitutto si entra dove si è stati convocati. Certo si conosce i propri, in questo caso, colleghi. Anche in modo empatico si scambia appunto almeno il nome, così per sapere e capire chi è, se è davanti. E poi inizia una serie di firme, non soltanto sul libretto, dove vengono appunto nominati sia i scrutatori sia il vicepresidente, e quindi inizia la serie di firma. Il presidente poi con coraggio timbra tutti i fogli elettorali e d'altronde si inserisce il bollettino, ovviamente, che deriva appunto, cioè è stato consegnato dal ministero. D'altronde si fa la classica prassi di esercizio del servizio, quindi fin primo giorno anche tranquillo. Domani mattina sarà un po' più caotico, in quanto certo gli utenti e gli interessati nel seggio verranno a votare. Dopo tutto interessante come prima esperienza capire bene, anche quando hai il libretto davanti, sia maschile sia femminile, e ovviamente al di là del numero elettorale bisogna stare attenti, non bisogna confondersi e quant'altro. Ci vediamo domani. Eccoci qui nel secondo giorno. Poi, No, no. beh, allora, nel secondo giorno, mattina presto, 6:45, 6:50 davanti scuola, in questo caso scuola. E dopo tutto, in prima istanza, iniziamo alle 7 fino alle 23. Bocca al lupo. Prima tranche, cioè prima pausa, è quella che è pausa pranzo per intenderci. Beh, secondo giorno da scrutatore, esperienza da scrutatore molto intensa, molto carina. Cioè, nel senso, entri, ovviamente due fascicoli, ti dà la scheda elettorale, bisogna prendere dalla scheda elettorale il famoso numero corrispondente, trascrivere poi il numero della scheda elettorale, che non è da confondersi con i vari numeri che ci sono, e poi, fatto la prima tranche, trasferire tutto a chi presiede il seggio, al presidente. Questo per 40, sì, più di, cosa abbiamo fatto? 200 persone, ma uomini, e un po' meno per le donne fino adesso, poi chissà, siamo un sesto per rendervi conto. Dopotutto, fino adesso esperienza bella, stasera sarà molto più divertente quando andremo a contare tutte, ma questo lo vedremo tra un po'. Ormai le 3:30 passate, l'avventura è finita e bella esperienza da scrutatore. Si finisce tardi, questo sì, più che altro per una stanchezza mentale che una stanchezza fisica. Adesso relax e domani si inizia un altro giorno. Guarda il sacrificio, mi ha fatto pensare a quel discorso lì, che finire tardi ci vuole anche un po' di sacrificio, un po' di pazienza, ci vuole un po' di sacrificio in tutte le cose che si fanno, nel piccolo e nel grande che sia. L'importante è che lo si fa, il premio finale è la soddisfazione, guardarsi negli occhi tra i colleghi, il buon lavoro fatto. Come sempre,
Se vi è piaciuto questo format, iscriviti al canale. Un abbraccio caloroso da come sempre. Dammi un mangiare, io vado a dormire. Buonanotte.